A volte fare le cose che siamo abituati a fare durante le nostre giornate, come può essere un lavoro o uno sport che pratichiamo, possono diventare pericolosi. Ma davvero ci prestiamo attenzione o facciamo le cose come la normale routine? Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena. E rubrica notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in rubrica notturna. Sigla! Rumore. C'è un macello di rumori, io non so quando girare. Vado. Io sono Silvia, benvenuti in rubrica notturna. Sigla! È il 27 agosto del 2000 ed è intorno all'una quando un pescatore di nome Sam Watts in quel momento riesce a fatica a stare in piedi sul ponte della propria barca. E mentre si barcamena per non perdere l'equilibrio, è terribile perdere l'equilibrio su una barca, lancerà un'occhiata all'amico vicino. Chi è l'amico vicino? È Michael Edwards, anche lui in piedi con difficoltà. Quindi c'è brutto tempo, c'è Eh sì, tempesta, purtroppo sì. terribile. Avevano già gettato l'ancora a 56 miglia dalla costa nord-occidentale del Queensland, in Australia. Fino a un'ora prima il mare era calmo, non si muoveva nulla e non avevano di certo previsto una tempesta, ma neanche con le previsioni meteo, con tutte le informazioni Chi lo che sa? possono avere. Probabilmente se sono stati colti impreparati non portava quel brutto tempo. Insomma, gli altri membri dell'equipaggio, che sono altri quattro, erano scesi in coperta per cercare di dormire. Ma Dunque, sembrava aspetta! una serata Sì, normale. come fai a aver coraggio di andare a dormire se c'è una No, si vede tempesta che al mare? non era ancora iniziato il Ah. tumulto. Quello è un mezzo di circa 20 metri, con un equipaggio che va da 5 a 6 membri, utilizzato esclusivamente per la pesca in mare aperto. Quindi, insomma, che può anche prevedere una brutta tempesta, Sì, no? Un'imbarcazione di ma questo e tipo. poi comunque ci sono anche persone esperte, perché uno non è che si va in mare aperto a pescare se non è in grado e se Appunto. non conosce il mezzo. Allora, speriamo che non capiti nulla in questa traversata, in questa battuta di pesca. Una volta raggiunta infatti una certa distanza dalla costa, il peschereccio getta in acqua le reti e Eh sì. poi provvedono alla cattura dei pesci. Sì. Una volta selezionati, quelli che non sono pescabili perché non utili per la vendita, probabilmente troppo piccoli, vengono ributtati in mare. Questa è la prassi, credo che funzioni sempre così. Sì, penso che ci siano delle regole ben precise. Gli altri, i pesci che invece vanno bene, vengono portati a terra dove si provvederà al loro acquisto da parte del venditore. Ovvio. Insomma, stiamo raccontando quello che è un lavoro di un pescatore in una giornata qualunque. Ora, i due rimasti, Sam e Michael, avrebbero messo in sicurezza le vele e l'equipaggiamento e poi anche loro avrebbero raggiunto il resto dei pescatori per poter riposare sotto. Sì, questo ci dimostra che comunque è gente Sì. abituata al mare, è gente anche che sa come gestire un mare un po', Mosso, insomma, mosso, agitato. ecco. Quindi non si spaventano anche se No, traballano un perché se pochettino. vanno sotto coperta per cercare di riposare, Eh sì. probabilmente non credono che la cosa possa essere pericolosa. Non andrei a dormire per nessuna cifra al mondo in un momento di brutto No, tempo. io non andrei proprio su un peschereccio. No, ok, neanch'io. Arriverà dunque un'onda più forte delle altre che travolgerà in pieno il peschereccio. Sam riuscirà ad aggrapparsi ad una ringhiera e a mantenersi saldo quel peschereccio. Vorrei vedere che ti mantieni saldo con tutte le forze che ti ha dato Sì, l'universo. non sempre servono, non sempre sono sufficienti. Infatti, Michael andrà meno bene perché. Accidenti, perché travolto da questa montagna di acqua che gli si è abbattuta contro, cade in mare. Cade in mare, Michael. Sam cercherà l'amico con lo sguardo. Aveva compreso che non era riuscito a rimanere a bordo. Così, appena il peschereccio aveva ripreso la sua stabilità, per quanto possibile, ovviamente durante una tempesta, che cosa fa Sam?
Sam era sceso sotto coperta per chiamare il resto dei pescatori. Questi allerteranno ovviamente le autorità, che in breve raggiungeranno il peschereccio e partiranno fin da subito le ricerche. Sì, diciamo che non perdono tempo. No. Il mare quel giorno era davvero furioso e nonostante le ricerche, come abbiamo visto, siano state tempestive, purtroppo risulterà impossibile recuperare Michael dalle acque. Dopo un'intera giornata di ricerche infruttuose, era chiaro a tutti che l'uomo fosse morto in mare. A quel punto che fare? Tornare a casa senza aver pescato neanche nulla? O continuare con il lavoro? Perché di quello si trattava. Gli uomini sul peschereccio erano usciti in mare quella mattina molto presto per la pesca. Comunque quel peschereccio era il loro unico mezzo di sostentamento, dunque anche se addolorati per la perdita del collega amico, decideranno comunque di continuare a stare in mare. In fin dei conti, erano partiti da poco con il mezzo, quando era iniziata quella benedetta tempesta, e non avevano neanche ancora fatto in tempo a gettare le reti. E poi, dato che il corpo di Michael non era stato ancora recuperato, restare in mare avrebbe magari permesso che con le loro reti, insomma, stando lì il corpo venisse a galla e in qualche modo si potesse recuperare per poterlo ridare alla propria famiglia. Purtroppo però, dopo le 24 ore previste per l'uscita di Michael, non ci sarà nessuna traccia, niente, non c'è niente da fare. Sì, i pescatori avevano riempito le loro reti e una volta tornati sulla terra avevano provveduto ovviamente a vendere il pesce che avevano preso, insomma, stanno cercando di fare la loro... sbarcare in lunario anche nonostante la tragedia, anche perché le autorità sono state subito allertate, le ricerche sono partite, loro più di tanto, anzi, prendevano la scusa di stare ancora in mare sperando di avere un'occasione in più per ritrovare l'amico. Però solo in quel momento piangeranno la perdita del loro amico, arrivano a terra, iniziano a vendere il pesce, lì si rendono veramente conto di quello che è successo, erano davvero increduli. Conoscevano il mare, stare in mare aperto era il loro lavoro e quella tempesta gli ha fatto davvero tanta rabbia perché non era prevista. Il giorno dopo, un addetto alla linea della pulitura del pesce pescato inizierà il suo lavoro di smembramento e pulizia del pesce, perché è normale, lo sappiamo, ci sono queste pratiche per rendere il pesce poi vendibile sui banchi. Quando però questo signore aprirà la pancia di uno di questi pesci, ho paura a vedere che cosa dice andando avanti. Cosa c'è dentro la pancia del pesce? Andiamo avanti, lo scopriamo. Dillo. Cosa c'è? Farà una macabra scoperta, appunto. Abbiamo intuito. Quale? Dentro il merluzzo, perché quello è il pesce. Ok, non mangerò più merluzzo nella mia vita. Cosa c'è? Insomma, c'è da fare una premessa. Prima di dire che cosa c'è dentro. Ok. Dobbiamo considerare che questo pesce, questo merluzzo può raggiungere anche 1,5 metri di lunghezza. Sì, non mi dire che c'è dentro l'intero corpo di Michael nel merluzzo, perché non ci credo, ma neanche. Ed è uno dei pesci davvero più grandi, anche se nel nostro caso era di 2 metri. Ah. E aveva un peso di 95 kg. Dunque, un bel pesciolino. Sì. Dunque il merluzzo al suo interno conteneva una testa. Già. La testa era proprio quella di Michael, almeno non c'è il corpo intero, ma davvero puoi mangiare la testa? Vabbè, è un pesce, lui che ne sa, poverino, quello che trova in mare. Si penserà che appena caduto nelle acque del Queensland, l'uomo, Michael, fosse stato toccato da uno squalo. Sì, ci sta. E poi o da un coccodrillo, perché insomma sono quelli gli animali, che lo aveva fatto a pezzi. E il merluzzo, trovandosi lì, poi lo aveva ingoiato. Era stato lo stesso peschereccio di Sam e Michael a pescare proprio quel merluzzo. Ironia della sorte. Ecco perché non era stato possibile. Ripeto tutto perché... Ironia della sorte. Ecco perché era stato possibile ritrovare poi il corpo dell'uomo. Era stato in pochi minuti smembrato da un pesce e mangiato da un altro. Insomma, oggi non abbiamo parlato di un vero crimine. Ovvio, siamo sicuri che Michael non è stato ucciso prima di essere buttato in mare?
No, non hanno ipotizzato scenari di questo tipo. Come abbiamo potuto capire, dunque, il killer è soltanto un pesce che è notoriamente conosciuto per essere aggressivo. Sì, per forza deve essere il merluzzo aggressivo o lo squalo? Lo squalo è aggressivo. Siamo sicuri che l'ha ucciso lo squalo? Sì, il merluzzo non avrebbe potuto farlo a pezzi. Cioè, non entriamo troppo nei dettagli, ma questo è... Purtroppo quella è la sua natura e non si può cambiare, ma ci mancherebbe, non riusciamo a cambiare le persone, cambiamo la natura di un pesce. Dunque, nessun crimine, come abbiamo detto, ma questa storia ci insegna come spesso le cose che facciamo quotidianamente, che diventano la nostra routine, possono trasformarsi in eventi tanto imprevedibili da accoglierci davvero impreparati. Deve essere stata una scena terribile da vedere. Mamma mia. Michael faceva da anni il pescatore, conosceva molto bene le acque del mare, eppure una tempesta che non era stata prevista aveva davvero portato la fine di questo uomo. D'altronde, come ti puoi premurare in un caso di questo tipo? Se cadi in mare sì. E c'è lo squalo. Sì, a volte l'esperienza non basta. E no. Forse la troppa sicurezza comunque ci rende un pochino più consapevoli. Quindi il monito di oggi è: state attenti anche se fate uno sport, se fate un lavoro, qualsiasi cosa. Qualsiasi di routine. Di routine dove siete sicuri, tranquilli, sì, pratici. Il nostro killer potrebbe proprio essere un'azione quotidiana. No, un'azione quotidiana che appunto compiamo tutti i giorni che non riteniamo pericolosa. Non deve essere per forza una persona armata. No. Occhio. Cioè, occhio su tutto. Cioè, non possiamo fidarci degli amici. Non ci possiamo fidare degli sconosciuti. Non ci possiamo fidare di quelli che conosciamo su internet. Non ci possiamo fidare neanche dei pesci. Cosa? Di quello che facciamo tutti i giorni non possiamo neanche fidarci, che potrebbe diventare pericoloso. Una cosa inaspettata. Così diciamo però che la vita è complicata. E invece no. Deve essere tutto semplice, è leggero, sì. È bello. Bisogna anche stare attenti. No, complichiamoci la vita su tutto, mangiamo un panino, stiamo attenti perché ci potrebbe andare un boccone certo. Di traverso e morire soffocati. Eh sì. Che bel messaggio che stiamo dando oggi. No, stiamo solo allertando. Stiamo allertando sul fatto che il killer potrebbe essere anche chiunque. Un'azione quotidiana. Sì, ma anche il phone che ti cade bagnato. Grazie. L'elenco è troppo lungo, sì. Potrebbe capitare di tutto, ma siamo certi che non vi capiterà niente perché voi dovete continuare a seguire Rubrica Notturna e iscrivervi al nostro canale. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Vi aspettiamo nei commenti, l'ho già detto. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Their lack of fear has allowed humans to get close to them and can spend hours in dark holes waiting for the right moment to eat everything in its path. And if you linger for too long in one area, this predator could eat you alive. Its mouth opening is so huge that the negative pressure it exerts sucks everything in its vicinity inside the grouper's mouth. Ragazzi, grazie ad averci seguito fino qui, le Crimebell chiudono e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze. Un saluto.